Così si capisce. Non lo so. È vero, infatti questa cosa dei tag è un po' particolare. Tecnicamente uno dovrebbe usare il nome e il bus, il nome con cui hai scritto. Almeno un stream, capito? Però anche per male ci va bene di tanto. Via, si comincia! Raffo Baffo contro Matteo. Allora, non so chi ha scelto Hollow Bastion, però secondo me Matteo ne beneficia. Beh, perché comunque è uno stage piccolo, no? Sì. Quindi ci può stare che appena lo tocca comunque Matteo gli fa una quantità di danno non proponibile a Raffo Baffo. Però ho appena visto una combo di tipo 4-5 colpi da parte del Joker di Raffo. È stato veramente una bella combo, ha fatto un trackdown dopo un fail, tipo. L'ha preso proprio alla sua vista. Oh, però, non riesce a ottenere la piattaforma. Evocarsene! Il cugino, oh, non chiede niente. Ok, vabbè. Mamma mia, quanto. Comunque è da gusto quando vedi che colpisce Joker con Arsene, cioè è più figo. Sì. È come quando colpisce Ken o Ringo, cioè senti l'impatto del colpo. Ah sì. Oh. Ok, sto ancora vivo. L'importante è che. Che rimbalzo! Okay. Ha cercato il down air ambizioso, ma riesce a sopravvivere a 150. Oh! Che recupero geniale! Va bene. Verticale, ha recuperato verticale per evitare ogni opzione di Raffo. Però 160, impossibile. Sì, ma non ha più la senna. 180 è uno sputo per Bowser, sta contro il Joker, no? Contro il Joker in questo caso sì. Oh, mamma mia. Finalmente un back air, giustamente. Lo assassina, vediamo un po'. Matteo rientra violento, però prende danno. Ne fa anche. Da un air pulito a 100 al bordo, prende la stock. Forse è un po' di VDI. 32, a lui non frega niente, cioè 41 sono briciole per Bowser. Infatti, ma è appena iniziato la stock. Guarda di danni! Da quant'è che non vedevo la neutral B di Bowser fare tutto quel danno? Poi intanto le combo di Joker che Bowser ovviamente è obbligato a prendersi. Ovvio, certo, sì. Tra l'altro bravo come usa la P Raffo Baffo, perché sì. Ho visto tanti Joker giocati ma nessuno che la usa così tante volte. Eppure è un bel tool se lo sai usare. Veramente forte, tipo anche io lo usavo tantissimo, cioè sempre proprio. Prima ti condiziona a fare R. Eccolo qua. La counter famosa di Arsene, rottissima. Sempre forte. Mamma mia. Ok, riesce a rientrare Raffo Baffo. Aia però non ha più il suo amico. C'è più l'amico, sta 120. E finalmente. Però come farà a recuperare questa percentuale? Matteo era 3%, è salita fino al 27. Gli serve addirittura un colpo per recuperarla. Il pesantissimo del gioco qua. Vediamo, c'è il che cosa sta facendo? Non capisco, onestamente mi sembra che Raffo Baffo stia cercando qualche hitbox con le pistole che ferma le mosse di Bowser, ma il Tough Guy se ne sbatte proprio delle... No, è che neanche il Tough Guy, è proprio Matteo che ogni volta che viene colpito la pistola prende il modo. Ha fatto, ci ha messo l'attacco, ha fatto a B e poi ha appena trovato che stava mesciando a B. Giustamente. Cerca lì. È difficile, 104 comunque, è difficile anche per Raffo Baffo. Ma è morto! Oddio. No, perché non ha fatto smash? Devo uccidere lì. Onestamente non ti so dire, forse era in aria quindi ho preferito. Non è morto ancora! 128 a 125, lo tiene lontano. Mamma mia, quel tilt. Ok. Contro! Cosa sei la via? Hai visto? Verso fuori era morto. No! Era qua! Bella questa! Oh, bella questa! Ma cosa sto guardando? Cosa sta facendo? Facciamo una cosa. Te lo dico, questa finisce 3-2 davvero. Io l'ho detto. 3-2 davvero. E dobbiamo gastarle tutti i 5 match. Vabbè che se sono così da gusto. Sì, quasi, quasi. Oh, quasi. Però sì, in realtà hanno giocato un sacco bene, devo dire. Bowser ovviamente le prende di brutto, però poi quando riesce a darle Matteo non è che tira mosse a caso, cioè Matteo riesce a fare proprio la kill quando io ci scherzo che preme momenti strani Matteo, no? Perché lui qua ci sta realmente, semplicemente fa bene, perché in realtà durante la B ne fa subito un altro, lui si viene colpito da una cosa leggera, sì, certo. Ne fa un altro e punisce magari quello che ha fatto l'altro avversario. Quindi no, B, che lì era che controllo. Sì, esatto, che l'ha riversata, succede sempre. Io c'ho un vecchio controller del GameCube, me lo tengo come fosse oro perché è l'unico che non lo fa, di quelli che c'ho. Sì, l'unico. Non portarlo ai tornei. Lo parlo di te. Basta che non lo perdo.
Va bene, Matteo, Top Guy oppure qualcos'altro? Forse ha solo Hyper Armor con la Smash, onestamente mi fa scoprire Up cose sì. nuove. Smash e Fit sì, hanno Armor. Oh, non becca la piattaforma, qua poteva essere un po' più furbo in realtà. E tanto cambiava, non cambiava i danni quindi. Eh no, però cioè, vabbè, la kill non la faceva. Mamma mia, è vivo! Quale violenza! Ma è vivo! Vabbè. Finalmente! Vabbè, trova il down air. E ancora per parecchio al serio. Sì, 20%. Peggiore situazione possibile contro Joker questa. Perdere la stock contro Arsene che è ancora attivo proprio per bomba. Oh! Bella, bel back air. Prende e prende e butta via la spazzatura. Fatto. Comunque è intelligentissima quella mossa. Effettivamente era Raffobuffo si è esposto un po' troppo per fare quei danni. Cioè oddio, magari anche lui faceva la kill se ci stava attento, però mamma mia. Una grab l'ha assassinato. Aveva un attimo di panico per la fine di Arsene praticamente. Quindi è stata lanciata. Esatto. Comunque è vero, ti viene un po' da vedere quando c'è ancora, non c'è ancora, non c'è più. Sì. Soprattutto perché ti cambia il recupero. Ah, mi sia quello, sensibilissimo. Ti cambia il recupero e muori perché hai cambiato. Mamma mia, ci cambia il down air. Stavolta ha fatto il recupero. Bello qua il back air. Qua, okay. Se sei capito con il tilt, vediamo un po'. Eccolo. Bello, qua. Il tilt, forward tilt, Matteo. Continua, allora. Sul serio mi ha chiamato Matteo. Matteo, chiamano Matteo. No, ma c'è lo spazio, addirittura perché c'è la faccina che piange. Ah, ok, è ben spazio. Però la pronuncia cambia, io sono... Se lo chiamano Matteo, fai il pulito, non ti fermerò. Io lo chiamo Matteo. Vedrò di cambiare le mie abitudini, per utilità più che altro. Se no mi devi chiamare Raffo MatteSub6D. Raffo qua è in vantaggio a livello di stage control sicuramente, però non riesce a trovare la kill. No, si è appoggiato la barella. La barella, la barella. Ok, qua per Raffobuffo non è messa malissimo. Deve fare danno però perché Arsene arriverà a momenti. E se non fa la kill mentre lui è on deck, non la fa più. Mi sa. No, preciso. Ha fatto la presa e uscita Arsene. Precisione per proprio come esatto. Poteva andare. Raffobuffo in aria è tipo una libellula. Cioè, come fai a fare qualcosa? Perfezione, il movimento perfetto, la pistola è via, così. Bellissima qua. Mi sa che solo di mettere un punto. Era due. No, siamo uno pari. Uno pari, ok. Sì, sì, sono abbastanza sicuro. Bella qua Raffobuffo. E poi l'avevamo detto, dura 5 match questa. Prepariamoci. Sono pieno di me stessi. Raffobuffo non è il buff, la mia delusione è incommensurabile, ok, sì, hai ragione. Deve crescere ancora per il buff. È troppo giovane. Forse quando vincerà un torneo a quel punto glielo faremo crescere. Ma quando crescerà il buff? Diventerà il miglior giocatore in Italia. Ci può stare, si avvererà la leggenda di Raffo Buffo. Si lanciano, si mettono in game. Non so nemmeno che stage hanno scelto, non ci faccio mai caso. Non l'ho visto, stiamo per vederlo tutti quanti insieme. Bowser, Pokémon gioca... Mi sembra di vedere un po' sempre gli stessi, forse mi sbaglio. O forse io dico, Tamon City e PS2 sono entrambi ottimi stage per Joker. Non so se è una buona idea portarci. Secondo me qua Matteo può effettivamente utilizzare quelle piattaforme abbastanza bene con la sua side. Questo è vero. Può essere che... Vabbè, effettivamente ha scelto Matteo, quindi può essere che abbia fatto apposta. Infatti, subito ce lo lancia. Ok, trova la presa, aspettato la hit dodge, ma morto. Cerca l'altra lead. Qua Raffo devo dire che gioca tipo qualche parallel universe davanti a noi, perché non capisco, è in vantaggio ma fare cose... Mamma mia! Sta facendo una serie di lead incredibili, sa esattamente sì. come sta giocando Matteo. Sarà la prima volta. Giustamente la side B può essere il download definitivo. Sarà la prima volta che Raffo batte Matteo in bracket. Oh, rischiosa qua. È qua che va a lisciare. Sì, ed eccolo, il back air, bello. Raffobuffo non è riuscito a fare abbastanza danni. Subito uscirà a breve. Pair, sbaglia la seconda pair, prende il 2%. Per andare peggio. Schivata, non riesce a punire. Oh, finalmente torna sul campo. Neutral B come sempre. Oh, Raffobuffo cade vittima del Neutral B per qualche ragione. Ah, ha cercato la presa in aria. Oh, mamma mia, bella questa. Sembra sempre che stia per schiattare, però è precisissimo. Sì, spaccate. Se sbaglia lì è morto. Eh sì. Ormai ce l'ha preso.
Raffo Baffo non ha sfruttato al 100% finora questo Arsene. Ci ha preso un po' di botte. Tra l'altro vedo che, forse sono stronzo io che non lo sapevo, ma più danno prendi e più in fretta ti scende. Sì, sì, sì. Infatti contro Arsene inizialmente si diceva di aspettarlo, no? Aspettare che finisce. Sì, però no, è meglio batterci. Esatto, dipende, dipende che peso. Bello il downer che prende sotto, tipo a dove? Comunque riguardo a Zen, appunto le strategie possono essere due: o camperi se c'è proiettili, certo, oppure trovi un combo starter, qualcosa che fa tanti danni. Così gliela togli in fretta. Ovviamente rischi altissimo, quindi. Poteva uccidere lì. Poteva fare down smash. Sono convinto. 160? Oh, e finalmente! Lo fa col forward smash. Ha soltanto aspettato un po' più. Forse è bravo ad imparare ad attendere, devo dire. Era football. Dico, c'ha la vita davanti, mi pare. Cioè, nel senso, bello giovane, ce la fa sicuramente. Oh. Uè. Bello, bello. Uè. Matteo, come vi è sceso alla velocità della luce? Esce, attacca, si caccia fuori subito. Ok, di nuovo, giustamente, il danno è sempre quello. È arrivato il cugino. Zio, quello, sempre lui si parla. Azzer che carica F-Smash al bordo. Difficile, Matteo qua però un po' confuso. Finalmente fa un po' di danno. Ok, ha cercato di fare la Matteo. F-Smash sul bordo. Oh, rischioso qua. Però Bowser veramente può tankare troppissimo. Ale, infatti Arsene ci saluta. Ehi, ciao. E anche Baffo ci saluta, così. Così. Ciao. Matteo, un punto quando ho cambiato i nomi. Allora, padre l'ho messo, quando allora, sono sicuro. La semina mi pare più o meno l'ho scambiato effettivamente, era 1-0. Forse è giusto. Secondo me è giusto. È giusto. Io chiedo. Poi se ne sarà accorto qualcuno. Poi perché gli stage erano Bastion, cavolo, poi Town and City, adesso PS2. Adesso PS2, oh, sì. Non ho vinto, questo fa. Bene, quindi Matteo col finto pop-off. Si era già emozionato, aveva vinto. È vero. Mamma mia, che sorriso infame che c'ha il Joker, devo dire. Kalos? Su Kalos. A chi piace Kalos di questi due personaggi? A nessuno dei due? Dai, io non so. No, boh. Mi viene da dire sempre piattaforme per Bowser. Non so però Joker che cosa ci guadagni. Niente, non c'è manco drag down su piattaforma. Forse gli basta sapere di avere uno stage lungo. Così può spesare meglio, perché effettivamente se ti trovi su uno stage piccolo, Pokémon Stadium è molto più piccolo di questo. Sì. E soffri un botto. Perché Matteo c'ha anche quella cosa, il side B sulle piattaforme di Kalos fa malissimo. Caccia via proprio. Questa è una partita diversa senza piattaforme a metà, sì. Veramente tanto diversa, si scambiano dei cerconi allucinanti, prima erano molto più attenti. Eccolo qua, Raffo Baffo, non entra, non è una kill, 143 hanno danni altissimi, Raffo Baffo rischia un pochino di più di Bowser, mi verrebbe da dire. Non c'ha Arsene, 150 non uccide mai. Ok, va bene, ok, fa freestyle per sicurezza. E bene. Finalmente il Fair lo assassina. Rientra, vediamo un po'. Mamma mia, li ha mancato tutte le aerial. Ti dico, Bowser è più evasivo di quanto sembra. Sì, è vero, è incredibile. Intanto perché c'ha delle hitbox grosse, quindi ti sembra di vederlo più largo di quanto è, magari. Esatto. È difficile prendere le misure. A volte sì. Che Donkey Kong è più facile da prendere, ma tanto più facile. Oh, comunque Matteo qua proprio a cazzo duro, mi verrebbe da dire. Sta giocando veramente. È appena rientrato, boom, 60%. Però sei vinto, sei di Raffo, così. Aspetta, fai. Forward air. No, perché manca. Va bene. A B. Cosa sta succedendo? Nervi? Va bene, pareggia il conto qua. Aia, Arsene ci saluta qui. Poteva essere la stock lì, stava lì.
un rischio incredibile, trova il nero, cioè, c'è ancora molto molto rischia. L'armatura. No! Ah, e viene gabbato. Ma così! E non muore! Ecco, ecco perché ha preso Kalos, mi sa. Ecco perché ha preso Kalos. Non muore la Selby. Oh, oh, finally! Defender forward air. Infame, come normale. Bravo, bravo! È vivo! Ma non basta. Ma che razza di personaggio! Finalmente riesce. Bravissimo, Raffobacco. Ha fatto la kill nel momento migliore. Sì, pari. Adesso deve fare effettivamente tanto danno, ma a percentuali basse potrebbe. E poi arriva a Sel. Se riesce... il calcolo. Perché tra l'altro è quasi pari, perché Joker quando ritorna il giorno dopo aver preso uno stop, per qualche motivo ricomincia con un attacchetto di azioni. Sì, ah certo, non è mai a zero. Esatto, quando ricomincia su quella stop, non hai preso un bel po'. Preso un bel po' di azioni. Non puoi punirlo la punizione stupida questa. Entra in gioco on deck e la entra col side B, sono introdotto lontano, back air. La libellula è tornata. Sì, ma mi ha chiesto per la stop. No, per la pezza. Oh, mamma mia, che rischio. Ma non credo, Matteo sa tutto. E va così. Matteo sa tutto. Matteo. Ma che mi significa? No. No, che mi significa? Mamma.